zone della città. Beh, noi vogliamo tanto poterle replicare queste passeggiate in ogni città d'Italia, in modo particolare nelle città del Mezzogiorno che sono più segnate dai fenomeni estorsivi praticati dalle organizzazioni criminali. Oggi è una giornata bella e importante perché attraverso il lavoro di condivisione che la FAI ha saputo fare, la Federazione Antiracket, molti commercianti hanno trovato la forza per reagire trovando nelle istituzioni il massimo della vicinanza e del sostegno. Noi vogliamo dare esattamente questo segnale: è possibile pretendere il rispetto della legalità, è possibile ribellarsi al gioco mafioso e criminale, è possibile vivere in libertà e in autonomia la propria storia imprenditoriale, poter beneficiare dei propri sacrifici, dei propri impegni per migliorare la vita di ciascuno e realizzare condizioni di serenità per le famiglie. Noi siamo convinti che il Mezzogiorno, in modo particolare, quando riuscirà a liberarsi dal dominio criminale, troverà anche le energie e le risorse giuste per assicurare progresso, benessere e sviluppo.